Il Museo dell'Arte Recuperata di San Severino Marche lo visitiamo con i Vigili del Fuoco. Stefano, queste opere le ha salvate con le sue mani, scavando tra le macerie delle scosse di fine ottobre 2016. Questa è stata la prima proprio che abbiamo recuperato, che è la Pala di San Martino, e L'emozione di sarà vederla esposta un'impressione. davanti agli occhi ancora la distruzione di quei giorni. Ecco, Allora guardate queste accessibili. foto. E Abbiamo poi recuperato, campana dice, opere che via di. sono oggetti di famiglia. Girando in queste stanze, infatti, l'atmosfera è quella di una devozione intima e locale. Quello che vedi qui davanti a te è uno stendardo che veniva portato in processione. Ci sono le piccole storie di paese qui, le tradizioni accanto all'arte del pinturicchio di cui è esposta questa bellissima Madonna. Significa far rinascere anche l'identità facendo in modo che non muoia la storia di una comunità. Attirare turisti, anche questo è l'obiettivo, rilanciare l'economia, mentre la geografia tutto intorno ha ancora i contorni delle zone rosse, le chiese puntellate, le case aperte sul nulla, le opere salvate sono qualcosa in cui continuare a riconoscersi, anche nei tratti, le statue ricordano la gente del posto. Nei depositi, migliaia di opere. Vederle qui è suggestivo, però mi piange un po' il cuore perché ogni comunità le vorrebbe accanto a sé. Una biblioteca di crocifissi in cui si legge la storia del territorio dal 1200 in poi, i laboratori di restauro per curare il passato pensando al futuro.